Università Cattaneo partirà nell'anno accademico 2022-2023 la prima edizione dell'orientamento Sustainability Management, studiato e progettato proprio per focalizzare la preparazione del potenziale studente e del frequentante sui temi ESG, dove con queste tre lettere si intende ambiente, environmental, social, quindi tutto quello che riguarda il sociale, e governance con la lettera G, quindi tutto ciò che riguarda il governo dell'impresa. Perché la tematica è sicuramente di estremo interesse e di altrettanta estrema attualità. Negli anni recenti tutti stanno parlando di questi temi, ma quello che vogliamo offrire in questo orientamento è un approccio pragmatico, pratico, e che consenta appunto ai nostri studenti interessati a queste tematiche di abbracciare a 360 gradi quello che significa l'argomento sostenibilità. Quindi, appunto, attraverso degli approfondimenti e affrontando tematiche differenti già trattate in altri corsi del nostro Ateneo, ma in questa sede concentrati e strutturati in modo da definire un percorso preciso. Nell'orientamento Sustainability Management sono previsti tre corsi, in particolare la tematica chiaramente è ESG, ma i tre corsi hanno delle caratteristiche peculiari e innovative. Si tratta di tre corsi, ciascuno di 4 crediti. Il primo avrà come titolo Climate Change Law, e quindi chi frequenterà questo corso terminerà con una solida base giuridica sui temi del climate change, dell'ambiente, e ovviamente con stampo legale, ma al contempo indispensabili per affrontare anche le tematiche economico-aziendali. Il secondo corso ha come titolo Governance dell'ambiente e del sociale, e quindi in questo caso si tratterà di affrontare le tematiche ESG da due punti di vista, perché sarà a metà il secondo corso tra il giuridico e l'economico-aziendale, quindi dopo una premessa giuridica sul ruolo in particolare della pubblica amministrazione nel rilascio delle autorizzazioni ambientali, si inizierà la discussione delle tematiche di governance, quindi i temi affrontati saranno tutto ciò che arriva sui tavoli dei consigli di amministrazione e dei comitati endoconsigliari, vale a dire tematiche della gender inclusion, della diversity, della remunerazione, delle politiche di remunerazione, tutto ciò che riguarda il tema della 231, e quindi cercheremo di capire l'impatto e come queste tematiche vengono trattate all'interno proprio delle problematiche di governo societario. Il terzo corso, invece, che è marcatamente di stampo economico aziendale, avrà come titolo Impact Accounting. Non sarà un corso tradizionale di bilancio, tematica di cui mi occupo col mio gruppo, ma vorrà proprio portare lo studente ad affrontare praticamente l'attività che conduce alla redazione di un bilancio integrato, di un bilancio di sostenibilità. Quindi faremo in modo e ci impegneremo affinché lo studente possa pensare in questo corso di riuscire a risolvere le problematiche, affrontare gli step che un consulente, che un professionista deve affrontare nel momento in cui si trova a redigere questo tipo di bilancio e a comunicarlo all'esterno. La tematica dello sbocco professionale è sicuramente molto interessante con riguardo a questo percorso, perché il bello, se vogliamo chiamarlo così, del tema ESG è proprio che si presta a tante diverse interpretazioni anche in termini di opportunità lavorative. Quindi, per fare alcuni esempi tra tutti, chi si specializzerà in queste materie potrà lavorare presso aziende nelle aree della sostenibilità, quindi ESG, potrà lavorare
in istituti di credito, in società finanziarie, dove appunto sono sempre più presenti uffici che si occupano di questi temi, nonché comitati appunto all'interno delle aziende stesse, ma anche a livello proprio di libera professione, perché oramai negli studi professionali, negli studi legali di un certo profilo, sono presenti delle figure che si occupano proprio della tassonomia, dell'impatto a livello di sostenibilità delle scelte che vengono fatte, e quindi anche a livello appunto non solo di azienda, di banca, di società di assicurazione, di qualsiasi settore, ma anche a livello appunto di consulenza e professionalità individuale o all'interno di uno studio. Non dimentichiamoci un ultimo aspetto, che il tema è un tema importantissimo per le grandi imprese, per le società quotate, ma sta diventando sempre più importante, pensando anche al nostro tessuto nazionale e regionale e provinciale, se vogliamo, per le piccole e medie imprese, perché non tra molto tempo questo tema diventerà di rilevanza anche per le PMI, e quindi la conclusione è che la sostenibilità crea valore e contribuisce anche a dare valore per merito di credito, e quindi è un tema che interesserà sempre più aziende, e speriamo dunque che gli studenti che affronteranno questo percorso si appassioneranno a questi temi, arrivando a contribuire a colmare la richiesta delle professionalità. Grazie.